Feng, una volta, era una città orgogliosa e ricca, fino a quando il barone Soconvit non prese il sopravvento sotto il suo governo dal pugno di ferro. Ora è conosciuta come la città delle anime perdute. Regna solo il caos e la povertà. Nelle profondità delle montagne che circondano questo luogo spento e povero, il barone costruì un labirinto chiamato The Trap Dungeon, che usò fin da subito per imprigionare i suoi nemici. Pieno di orrori, trappole e mostri disgustosi, il dungeon è un luogo letale. Con i suoi nemici scomparsi, tutti eliminati o messi a tacere, il barone ora ha aperto il dungeon alla libera competizione tra eroi, avventurieri, folli di ogni foggia e coloro che tentano la fortuna. Eroi volenterosi possono cimentarsi nelle sue profondità, scommettendo sulla probabilità della loro sopravvivenza o della loro morte. Se qualcuno di loro riuscirà a sopravvivere a tutti i livelli del dungeon e uccidere il nemico finale, riceverà 10.000 pezzi d'oro e il barone Soconvit rinuncerà al suo dominio su Feng. Una proposta abbastanza allettante per tentare due coraggiosi eroi. Una Matsune ed un Barbaro, Red Lotus e Chain Dog. I nostri eroi, dunque, accettano questi termini ed entrano nel Death Trap Dungeon. Death Trap Dungeon è un gioco d'azione in terza persona, che contempla il combattimento, l'esplorazione, la risoluzione di enigmi e piccole sezioni platform. Niente di particolarmente sofisticato o innovativo, direte voi, ed è qui che vi sbagliate di grosso. Perché questo action adventure fantasy in terza persona, con prepotenti elementi hack and slash, sviluppato da Asylum Studios e pubblicato da Eidos Interactive nella primavera del 1998, ha parecchie cose da dire a chi sa ascoltare. The Trap Dungeon è uno dei primi esempi semi-competenti di action adventure interamente 3D ed in terza persona, con combattimenti ed esplorazione. Essendo stato realizzato in contemporanea quasi a Die by the Sword e un'eternità prima di Gothic o Blade of Darkness, è un titolo assai meno grezzo rispetto a tentativi come Highlander, The Last of the MacLeods o Extatica, tecnicamente cloni di Alone in the Dark, ma pesantemente basati sul combattimento. I risultati raggiunti dalla fatica di Asylum Game Studio, in definitiva, sono molto più accettabili di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Ma il gioco, nel corso dei secoli, ha sempre raccolto aspri giudizi dal pubblico, un po' perché parecchi detrattori non l'hanno nemmeno sfiorato e un po' per sentito dire. Vero, Castlevania? Controllando uno dei due eroi selezionabili ad inizio avventura e sormontati da un'inquadratura simile a quella di Tomb Raider, dovremo farci strada in questo enorme labirinto sotterraneo e sgominare mostri, superare trappole mortali e risolvere enigmi nel più puro ed incontaminato spirito da gioco di ruolo di sempre. Un labirinto ed un eroe. Il gioco, comunemente abbreviato a Death Trap Dungeon, in realtà secerne alcuni preziosi segreti, fin dalla titolazione stessa. Parzialmente nascosto sulla cover, emerge un nome leggendario ad occhi attenti: Ian Livingstone Death Trap Dungeon.
A questo punto è doveroso spendere qualche moneta d'oro nel macchinario della memoria e spiegare per i pochi ma selezionati clienti della locanda al cinghiale chi sia mai questo Ian Livingston. Ian Livingston è semplicemente uno dei più grandi nomi che ruotano attorno ai giochi di ruolo fantasy di sempre, di carta, penna, pedine o dadi. Insieme a Steve Jackson, altro game designer di fama dir poco leggendaria, fondò Games Workshop, portò Dungeons & Dragons nel Regno Unito e inventò la mittica serie di libro game Fighting Fantasy, che nel nostro bucolico territorio italiano, che tutto trasforma e redime senza pietà alcuna, venne dispersa nella sottoserie di libri game Dimensione Avventura, della celebre editrice Libri, dando l'impressione che ogni libro di questa prestigiosa e rinomata collana fosse scollegato dal precedente e dal successivo, cosa alquanto falsa ed illusoria, perché la maggior parte dei libri della serie Fighting Fantasy, 46 su 59 per l'esattezza, oltre a quelli della serie parallela Sorcery, sono ambientati in un mondo fantasy eroico detto Titan, diviso nei tre continenti, all'Ansia, il più frequentemente usato, seguito dal Vecchio Mondo e da Kul. Anche se le informazioni sono piuttosto frammentate e in una certa misura contraddittorie sul mondo di Titan, queste configurazioni territoriali vengono usate nei libro game molto spesso e successivamente furono anche consolidate e notevolmente ampliate da una guida per i lettori intitolata semplicemente Titan del 1986. Inoltre, il signor Ian Livingston è anche il creatore di Zagor, The Warlock of Firetop Mountain, una serie di libro game e giochi da tavolo molto rinomati. Nel 1986 creò il gioco The Warlock of Firetop Mountain, pubblicato dalla Games Workshop, gioco raro e costoso, e nel 1993 ci riproverà con Legend of Zagor, board game a dir poco sontuoso pubblicato dalla Parker Brothers, in cui i personaggi devono affrontare un labirinto sotterraneo ed arrivare ad affrontare il mago Zag. Il gioco da tavolo è un simile HeroQuest, con regole meno avvincenti ma una componentistica strabiliante. E inoltre possiede un riproduttore vocale che rende l'intera avventura a dir poco magna. Mago, mago, guerriero, Zaro, comincia! Preparati a combattere, qualcosa si avvicina. Forza 3, energia 2! Un'ulteriore curiosità è dovuto dal cambio del nome qui da noi. Il malefico stregone Zagor è diventato Zargon. E questo per non infastidire troppo alcuni importanti editori italiani ben noti all'epoca. Oggi la serie Zagor o Zargon, come preferite, è miracolosamente edito da Salani. Tuttavia, il più famoso successo di Livingston è stato senza alcun dubbio Deathrop Dungeon, tuttora inedito in Italia, sempre fortunatissimi in questi casi. Questa avventura, tra le più popolari della serie, ha avuto molti seguiti e rifacimenti, sia come videogiochi che come avventure modulari per giochi di ruolo. Affidandoci esclusivamente alle recensioni americane, inglesi e, a dire la verità, di mezzo mondo, tranne quelle italiane, perché non ce ne sono quasi, Deathrop Dungeon è tra i migliori libro game di tutti i tempi. È una durissima pietra di paragone per tutti gli autori che successivamente proveranno ad usare Dungeon e Tribolazioni. Del resto è una delle ambientazioni di carattere fantasy più tipiche che tu possa immaginare: il sinistro barone che sfida ogni anno potenziali eroi alla prova dei campioni, il suo labirinto magico sotto la città di Feng. Ah, curiosità, la maggior parte dei nomi esotici del libro sono basati su luoghi reali della Thailandia. E infine il Dungeon Omen Nomen, Deathrop Dungeon, un vasto complesso sotterraneo mortifero, colmo di morte e perigli inenarrabili. Qui i nostri impavidi eroi devono affrontare innumerevoli trappole, orde di mostri, enigmi cervellotici e spesso mortali, e alla fine sconfiggere un drago adulto, per sopravvivere e guadagnare ricchezze e gloria insormontabili.
il prezzo della vita per l'opulenza di montagne d'oro. Premettendo che non sappiamo però il cambio della banca di Feng, 10.000 monete d'oro, secondo me, umilmente lo dico, non valgono un simile rischio. Ed è inutile scontato dire che finora nessuno ci è mai riuscito. Anche se sono stati innumerevoli gli eroi che hanno provato e miseramente fallito ad affrontare il dungeon. E le loro ossa ammuffite le potete persino trovare in game. Dal punto di vista storico-videoludico, Livingstone ha effettivamente fatto le sue prime incursioni nell'industria dei videogiochi già nel 1984, quando scrisse la storia di Eureka per Domark, la società che avrebbe poi guidato alla fusione con Eidos, dove ricopre tuttora una posizione importante. Quindi l'eventuale annuncio di un adattamento del videogioco Deathrop Dungeon non è mai stata una notizia davvero sorprendente all'epoca. Io lessi la notizia su Chaos, una rivista che mi manca molto, lo confesso, e che trattava di giochi di ruolo con una professionalità e un divertimento che non ho più trovato. Molti colleghi di Livingstone, designer di Games Workshop e scrittori di libri fantasy, si sono occupati della transizione dalla carta ai poligoni. Richard Halliwell, autore di Warhammer e Space Hulk, è stato scelto come lead game designer del gioco. E a bordo c'era anche Jamie Thompson, di cui i libri fantasy sono stati adattati a giochi per microcomputer sin dagli anni 80, e che continua ad essere uno degli autori più prolifici del genere. Basti pensare a Terre Leggendarie, Fabled Lands, serie di libri gioco fantasy scritta da Dave Morris e Jamie Thompson, appunto, e localizzata in italiano da Edizioni Librarsi, che ha come peculiarità quella di essere un libro game open world, con una ottima caratterizzazione dei personaggi e la possibilità di passare addirittura da un libro all'altro in base all'esplorazione della mappa del mondo. Domark annunciò per la prima volta il videogioco Deathrop Dungeon all'inizio del 1996, nel periodo in cui iniziò a fondersi con Eidos Interactive. È difficile trovare nel 1996 fonti occidentali attendibili che riferissero esattamente sullo stadio del gioco e sul suo sviluppo, ma facendo alcune ricerche su riviste dell'epoca e consultando la preziosissima risorsa che uso spesso, Unseen 64 del buon Jackie Gemu, che saluto, all'epoca apparve su alcune riviste coreane di PC. I primi scatti mostravano un biondo protagonista che sembrava uscito dalla serie culto The Dead Star. He was the man they called Deathstalker. Invece che il solito burbero tipo di eroe che di solito possiamo comandare in questi giochi. Ma nel giro di pochi mesi il prode biondino castelvanioso fu sostituito da un duro delinquente ammantato di nero, 1996 docet del resto, chiamato Chain Dog. Nel 96 un protagonista vestito di nero in un videogioco era quasi imprescindibile. Una curiosità: il nostro eroe biondo fa ancora un'apparizione cameo su PlayStation nei panni di un avventuriero trasformato in pietra dalla Medusa, niente meno. La protagonista femminile, questa volta senza tette piramidali, l'assassina vestita in modo succinto Red Lotus, è stata presentata per la prima volta in un momento piuttosto sospetto all'inizio del 1997, pochi mesi dopo l'uscita di Tomb Raider. Ma si conquistò molto presto tutta l'attenzione perché venne creata una campagna marketing molto aggressiva e anche molto seducente, tutta basata sulle generose forme delle modelle che facevano da cosplayer in tempi non sospetti. Sulle riviste dell'epoca erano state fatte pubblicità spericolate che alludevano al mondo di pelle e frustini del sadomaso. La bellissima modella Kelly Brook spesso campeggiava in servizi fotografici sempre più hot, a base di stivali, spadoni e panoramiche d'effetto. Una roba impensabile oggigiorno. Geniale!
Il vestito iniziale di Red Lotus includeva poco più che un perizoma di metallo e una catena appesa al collo per coprire i capezzoli. Sia che alla fine abbia prevalso il pudore esecutivo o che qualcuno abbia semplicemente notato quanto sembrasse ridicolo nel gioco finale una guerriera troppo svestita, non certo io, Red Lotus è finita con un body di pelle un po' più casto, ma di contro sono state create pubblicità con allusioni Aerosoft che hanno pestato duro sull'unire il mondo fetish con i dungeon, un po' come avveniva in Dungeon Keeper. Ma va puntualizzato che la bikini armor è sempre ben vista dal sottoscritto, ci mancherebbe. Dopo l'enorme successo di Tomb Raider, il pubblico videogiocante aveva iniziato a prestare più attenzione ai giochi d'azione in 3D di casa Eidos, come Fighting Force oppure il suddetto Deathrop Dungeon. Girando su un motore 3D simile a Tomb Raider, Deathrop Dungeon è stato spesso liquidato come un altro tentativo per ottenere un facile guadagno dopo il successo clamoroso di Lara Croft, però questa affermazione non regge del tutto, dato che il gioco era già in fase di sviluppo quando la prima avventura di Lara era ancora ben lontana dall'essere conclusa. Un altro motivo per i tanti paragoni con Tomb Raider sono i controlli, che utilizzano lo stesso schema con il buon vecchio movimento Tank Control. Il platform è leggermente più problematico, poiché il gioco ha più aree con posizioni fisse della telecamera e non c'è modo di eseguire i salti sistematicamente precisi come invece avveniva con Lara Croft e il fottuto tempio di Midas. Misurare le distanze in Deathrop può richiedere qualche ulteriore sforzo aggiuntivo, ma si chiama il labirinto della trappola mortale, non pandemonium. Per una qualche ragione a noi sconosciuta, l'interfaccia contiene un misuratore di velocità, che ovviamente è completamente inutile, probabilmente un refuso dello sviluppo che è sopravvissuto in qualche modo e mai usato. Contrariamente a Tomb Raider, tuttavia, il platform gioca un ruolo minore in Deathrop Dungeon, perché il fulcro del gioco invece risiede nel combattimento corpo a corpo, ed è qui che il gioco diventa intrigante. Per far fronte ai nemici incontrati ci sono tre diversi tipi di attacchi a nostra disposizione: armi da mischia, armi da tiro o magie. Le armi da mischia includono pugni di base, spade normali e un martello da guerra potenziato dalla magia. Nel reparto armi a distanza invece abbiamo item piuttosto utili come bombe o un lanciafiamme. In termini di incantesimi infine ci sono magie come classiche palle di fuoco, fulmini o incantesimi piuttosto folli come il maiale esplosivo. I protagonisti si giocano entrambi esattamente allo stesso modo, le loro differenze sono solo di natura estetica, hanno a disposizione tre diverse combo, mentre invece quattro su PlayStation. Questo conferisce al gioco sufficiente varietà per non risultare tedioso sulla lunga distanza. Inoltre offre un minimo sindacale per inanellare piccole sequenze di combo che possono far terminare gli scontri, ovviamente in un tripudio di sangue e pezzetti dei nemici sparsi sulla mappa di gioco, relativamente alla svelta. Il rilevamento dei colpi sembra un po' dubbio sulle prime, soprattutto quando gli eroi sono circondati e continuano ad essere colpiti da tutte le direzioni. Nella versione PlayStation è invece stato aggiunto un attacco alle nostre spalle, utile per non farsi tempestare di mazzate, mentre su PC l'unico mezzo di difesa contro gli attacchi alle spalle è girarsi lentamente e piuttosto goffamente. Ma anche in questi casi nessuno ha mai detto che sarebbe stata una passeggiata. Inoltre la sensazione di essere circondati restituisce una minaccia opprimente che si configura bene nelle spire del gioco. C'è un metodo per evitare questa selva di colpi al nostro indirizzo, dopo aver imparato a usare le diverse combo a nostra disposizione. La cosa più importante è bloccare correttamente. Una volta metabolizzata la parata, tutto inizia ad avere un senso compiuto. Ma ciò non significa che non sia del tutto brutale. E gli avventurieri verranno comunque mangiati dai dinosauri, inceneriti dal respiro del drago
oppure mutilati da un pugno di golem della roccia, e questo avverrà in abbondanza. Se l'approccio diretto sembra troppo rischioso, c'è anche un intero arsenale di armi e proiettili a nostra disposizione. Una scelta inconsueta per un gioco fantasy sulle prime, ma che si configura piuttosto coerentemente in termini di sviluppo, poiché praticamente lo stesso gruppo di persone è responsabile sia di Warhammer Fantasy che Warhammer 40.000. C'è una specie di spericolato crossover con l'universo di Warhammer e i suoi elementi steampunk. Tuttavia le munizioni per le armi da fuoco sono limitate, lo stesso vale per le spade magiche, che si rompono con l'uso frequente. Tutte queste armi sono estremamente forti e di solito facilitano di diverse tacche l'uccisione di alcuni tipi di nemici molto fastidiosi. Per esempio la Venom Sword elimina facilmente i nemici velenosi, la Silver Sword viene utilizzata invece per sbarazzarsi dei non morti e così via. Le uniche armi su cui fare affidamento in ogni momento, però, sono la nostra fidata vecchia spada bastarda e un martello da guerra, che però è così pesante che sarà parecchio difficile farlo oscillare prima di essere sventrati. Tuttavia è narrativamente coerente che siano state fornite armi estremamente potenti agli eroi che sfidano il dungeon. Dopotutto è una sorta di arena sotterranea in cui si cerca il divertimento della morte. Ovviamente la stessa titolazione, Death Trap Dungeon, non può trarre in inganno. Il gamer si aspetta di vedere e assaggiare le trappole mortali, e ce ne sono molte, in abbondanza. Aspettati di essere arrostito, colpito, schiacciato, bombardato, fatto a pezzi, fatto cadere da pavimenti fatiscenti, atterrare su letti di punte di metallo lunghe un braccio, schiacciato da enormi rulli, vortici magnetici smembranti, decapitato da lame, trafitto da spuntoni, spazzato via da cannonate, abbrustolito da pilastri di fuoco, piombare nella lava, finire rosicchiato in pozze d'acido e via via morendo. Death Trap Dungeon è praticamente un corollario di decessi che ogni buon Dungeon Master, chiaramente nel giusto, vuole infliggere al suo gruppo di giocatori poco avveduti dopo che questi hanno azzardato troppo con le loro esplorazioni accessorie. In Death Trap Dungeon muori in tutti i modi più crudeli possibili ed immaginabili. Questa specifica proprietà ha sicuramente giovato alla nomea del gioco. Non è così bastardo come la fortezza di Sen, certo, ma solo un occhio da avventuriero attento può individuare in anticipo cosa lo attende. Gli ugelli pixellosi nel muro e le freccette cubettose sul pavimento sono esattamente lì per fornire utili indizi che qualcosa potrebbe scattare improvvisamente e trafiggere gole troppo sicure, proprio come i resti in decomposizione di coloro che hanno tentato la fortuna prima di noi testimoniano, cioè poca avvedutezza e poco spirito di osservazione. Questi aspetti in realtà rendono il gioco molto più equo della maggior parte dei libri di Livingstone, che spesso lasciavano al giocatore scelte apparentemente casuali e l'ansiosa speranza di non aver scelto quella mortale questa volta, vero Balthus il Malvagio. In termini squisitamente narrativi c'è un ulteriore aspetto non di poco conto. È giusto che un avventuriero esperto sappia distinguere un pavimento che sta per crollare o una botola che si sta per spalancare sotto i suoi piedi, e di contro è giusto che un avventuriero poco accorto muoia male. Se il gamer ha occhio, non è escluso che possa procedere nel gioco con una certa sicurezza. Se non lo possiede, potrebbe perdere. Ogni dungeon che si rispetti sa alternare in maniera efficiente mano e cervello. E naturalmente anche il dungeon di Lord Succumbit non sfugge a questa regola. Death Trap Dungeon presenta enigmi ed indovinelli, naturalmente, come configurazioni a due interruttori, in cui uno switch disinnesca una trappola e l'altro la attiva, senza sapere quale sia, oppure puzzle a pressione con lastre o blocchi su cui camminare. Durante il viaggio i giocatori incontreranno molte porte chiuse che richiedono il ritrovamento di chiavi o la pressione di piastre o dispositivi o leve da tirare.
Ovviamente non sarà una passeggiata, anche se ci sono pozioni che rigenerano la salute o forniscono immunità al fuoco per un periodo di tempo limitato. Occasionalmente anche oro e gioielli possono essere raccattati nelle profondità. Trovarli aumenterà il punteggio del giocatore alla fine del livello e permetteranno persino di salvare il gioco. Già, l'oro serve come pagamento per i propri progressi raggiunti. I tesori accumulati non vengono utilizzati per garantire ricchezza nel mondo esterno. Di fatto non usciamo mai dal labirinto. La ricompensa per sopravvivere al labirinto è pagare per poter salvare. Niente male come soluzione metanarrativa. Non mancano infine passaggi segreti, ovviamente, ben celati e nascosti ottimamente, altrimenti non sarebbero passaggi segreti, no? La collezione di mostruosità del barone è piuttosto impressionante e ben assortita. Ti aspettano più di 40 diversi tipi di nemici, dai malvagi pagliacci giocolieri agli sciocchi goblin zampettanti, alle sacerdotesse demoniache, gli scorpioni robot a vapore, fino agli uomini ratto di Warhammer, gli Skaven, naturalmente. Un bel corollario di mostri di Dungeons & Dragons possono essere trovati nel dungeon. Anche un gruppo di T-Rex funge da mini boss. Proprio come l'esemplare che scioccò i giocatori di Tomb Raider, i Dino camminano liberamente nella loro area, minacciosi e letali, ben lontani dai moderni boss dei giochi d'azione che tradiscono fin troppo la loro presenza. E non è finita. In Death Trap Dungeon gli avventurieri estremamente abili e pieni di inventiva possono anche trasformare il dungeon e usarlo contro i loro nemici, attirandoli in trappole di lava, fuoco o altro. Questo specifico aspetto mi ha ricordato, sebbene in piccolissima parte, la serie Deception Trap, nata appunto su PlayStation, e che in soldoni aveva il suo fulcro nella progettazione di trappole ed imboscate per eliminare i nemici. L'architettura non manca di un certo senso di imponenza che rende giochi come Dark Souls iconici più di un decennio di anni dopo. Il libro trasmette questo usando il potere delle parole. Il gioco invece si difende bene per realizzarlo graficamente nel 1998, utilizzando tagli di luce e un'architettura di ispirazione pirandelliana, a detta dei dev. Non parliamo di Luigi Pirandello, celebre poeta e drammaturgo, ma bensì Fausto Pirandello, suo figlio. La sua pittura, che va in cerca di una nuova definizione in cui si avverte molto forte il riferimento di una sintassi cubista, e le strutture e le composizioni sono interessanti da quest'ottica. Da quando Tomb Raider aveva alzato il livello architettonico con la Sfinge e l'enorme statua di Mida, c'è una certa ricorrenza al megalitico, anche in Death Trap Dungeon. He had the talent, but he drove a hard bargain. Gran parte dell'atmosfera è dovuta al reparto sonoro, come in ogni buon film horror o thriller che si rispetti. Gli effetti sono progettati per instillare paranoia e paura. Prima ancora che tu possa vedere i nemici, li senti entrare gradualmente, oppure li senti che si generano, il ringhio degli ogre, i meccanismi scricchiolanti degli automi e così via. All'interno del dungeon sentiamo solo rumori stridenti ed inquietanti. Tamburi di guerra, fanfare dei gladiatori, urla disumane, è una colonna sonora molto efficace nel contesto del gioco, sebbene non offra nulla di adatto all'ascolto autonomo. Anche se il gioco è uscito per la prima volta per PlayStation, la piattaforma principale di Death Trap Dungeon era il PC, secondo i titoli di coda del gioco stesso. Originariamente nasce su PC, ma nel marzo del 1998, incredibilmente, arriva prima su PlayStation. La versione PC lo raggiunge il mese dopo aver affrontato un'odissea,
C'erano piani per portare Deathrop Dungeon su PC fin dal 1994 e la data d'uscita provvisoria era persino stimata intorno all'anno 1995, ma a seguito di fusioni, cambi di idea, valutazioni progettuali e mille altri casini, il gioco si trascinerà fino al 1998. Le due versioni sono piuttosto diverse, come del resto accade spesso in questi casi. Le differenze, non di poco conto, non debilitano per una volta la versione home console, ma invece la fanno svettare, a mio giudizio, nettamente su quella PC, in termini grafici, di level design, controlli e un feeling più minaccioso nel complesso. Tuttavia, il gioco su computer presenta anche due modalità multiplayer, Deathmatch e Last Man Standing, che incredibilmente sono ancora giocate da piccole esigue comunità di accaniti giocatori PC. Ma la versione PlayStation era tutt'altro che un semplice porting ridimensionato. Naturalmente funziona a bassa risoluzione e quindi la qualità delle texture non è così elevata, ma riesce comunque a essere esteticamente superiore a prescindere. L'illuminazione è più colorata e più d'atmosfera e la grafica è semplicemente ad un livello artistico superiore rispetto alle texture del PC. Forse quest'ultima troppo ordinata, troppo simmetrica e regolare, dove invece la versione PlayStation sembra brutta, sporca, ricoperta di vegetazione, logora, trapassata. La draw distance è un po' più corta su console, ma la maggiore oscurità sulla versione PlayStation non fa che aumentare enormemente l'atmosfera del titolo. La versione per PC di Deathrop Dungeon però ha una caratteristica davvero interessante, che è stata eliminata nella conversione PlayStation a causa della violenza visiva. Tutti i danni che gli avventurieri subivano venivano mostrati sui loro corpi provati. Man mano che percorrevano le insidie del dungeon, gli eroi subivano sempre più danni collaterali sui loro corpi. Tutti i lividi e i tagli erano chiaramente visibili. Anche le frecce continuavano a conficcarsi nella loro carne finché non venivano guarite. Dopo aver subito una simile quantità di danni, era doloroso persino guardarli. A soli 5 HP i personaggi sembravano morti che camminavano, zombie. A parte questa sfiziosa idea, incredibilmente mai usata nei videogiochi che lo seguiranno, che resta uso e consumo della versione PC, le due versioni non si differenziano solo a livello estetico. Il gioco per PlayStation è più simile ad una specie di remix, i nemici sono posizionati in punti diversi, così come i bottini, e talvolta diverse aree segrete sono state radicalmente cambiate. L'architettura dei livelli è generalmente simile, ma raramente è la stessa. E uno o due punti di cambiamenti apportati bastano per costruire una sfida completamente diversa. A causa dei limiti di memoria, alcune aree sono anche suddivise in porzioni più piccole, più agevoli, mentre alcune sono state spostate in un ordine più logico. E infine, ma non di meno importante, alcuni livelli sono stati completamente eliminati. Ed è lecito ritenere che questa sia stata una decisione consapevole piuttosto che un taglio di necessità. La perdita di alcuni momenti cinematografici, a conti fatti, è l'unico vero peccato, ma nel complesso la versione PlayStation per me è migliore. Per i collezionisti di adorabili cianfrusaglie, però, la versione originale per PC è assai notevole, rara e costosa, grazie alla Premier Collection, che contiene un gioco di carte Deathrop Dungeon e un'edizione del gamebook originale. Anche il bestiario, un opuscolo fornito con tutte le versioni, almeno per l'uscita del Regno Unito, e che descrive le varie creature all'interno del dungeon, viene ampliato con i profili dei protagonisti e un'ulteriore introduzione per i giocatori PC. Non è tutto oro, sia ben chiaro. Deathrop Dungeon soffre delle stesse problematiche della maggior parte delle avventure d'azione in terza persona della sua epoca, senza però mai arrivare a risultati orrendi come Excalibur, sia ben inteso. Prima di tutto i controlli scomodi e un tantino imprecisi e i problemi con la telecamera possono spazientire.
Anche in passato il gioco non era stato accolto bene, soprattutto perché era percepito come un clone di Tomb Raider fantasy scalcinato, con una difficoltà esagerata e controlli di legno. Ma è proprio quella brutalità che dà al gioco la sua identità. A volte sembra quasi un primo esempio di quei giochi sadici progettati specificatamente per torturare lentamente il giocatore. In effetti è difficile non notare diversi rattoppi marginali nelle meccaniche implementate, ma per nulla arricchite. Per esempio, gli avventurieri ottengono un pezzo di gesso per tracciare segni sul pavimento, ma nessuno dei livelli è abbastanza labirintico da giustificare lo sforzo di farlo, non ci si perde in poche parole. E poi, entrambi i protagonisti possono anche usare i pugni nel combattimento corpo a corpo, ma non perdono mai la loro spada standard, che è sempre superiore ai cazzotti, rendendo quindi completamente inutile la variante disarmata. Indipendentemente da ciò, Death Trap Dungeon di Ian Livingstone è un diamante grezzo di un gioco d'azione che solleva la questione di cosa sarebbe potuto accadere se fosse stato seguito da altri adattamenti. Il gioco non ha lasciato un grande impatto nel mondo videoludico, tuttavia nel corso degli anni è stato rispolverato molte volte. Nel 2003 Taito ha implementato alcuni libri di fighting fantasy per telefoni cellulari giapponesi, a partire da The Warlock of Firefire Mountain. Quello stesso libro è stato anche adattato come un gioco per Nintendo DS in prima persona, piuttosto mal accolto, più di un decennio dopo, nel 2009. E poi c'è stato nel 2019 un altro tentativo, Death Trap Dungeon Trilogy di Nomad Games, un isometrico a volo d'uccello parecchio poco noto che trovate sullo store dello Switch, se proprio volete. E poi Death Trap Dungeon, nel 2022, sviluppato da Wayless Interactive. Il gioco presenta sequenze live action che utilizzano la stessa tecnologia CGI virtual set di spettacoli come The Mandalorian. Ovviamente, se hai familiarità con Wayless Interactive, probabilmente ricorderai l'altro gioco dello studio, Made of Scare. Sebbene la visione dello sviluppatore dell'horror in prima persona è da considerarsi diversa dal gioco dedicato a Death Trap Dungeon, entrambe queste esperienze rimandano ad un'era del gioco che da allora è stata lasciata intonsa negli anni 90. Concludendo. Un dungeon solfureo, minaccioso e labirintico, dove le ombre tagliate dai pixel restituiscono presenze incorporee ed intangibili. Il pellegrinaggio in questi torbidi luoghi è faticoso, sanguinoso e mortale. Ricordi la sensazione di morte perenne nei vecchi giochi di ruolo? Bene, qui ti sentirai a casa.